Tra le righe, un programma di parole di management. Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Tra le righe, libri di management per chi li scrive e chi li legge. Io sono Elisa Marasca e con me oggi c'è Luca Brusamolino, CEO di WorkItect. Grazie di essere qui, Luca. Grazie a te Elisa e buongiorno a tutti. Luca è anche autore del libro recentissimo Lo smart working comincia dall'ufficio, edito da Franco Angeli. Luca, immagino che l'idea del libro sia partita dall'attualità, dato che in pochi mesi è cambiato il modo di lavorare per tantissime persone. Sì, dall'attualità, ma da comunque un lavoro che va da parte mia prima dell'emergenza e prima del Covid, da sempre, o meglio da 5 anni mi occupo di smart working e mi occupo di come gli spazi cambiano grazie allo smart working. E in un momento dove, come dire, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, lo smart working era sulla bocca di tutti, ma con l'accezione, diciamo, minimale, se vogliamo, del lavoro da casa, pensare a un titolo e a un argomento di uno smart working che comincia dall'ufficio, perché uno smart working compiuto abilita anche a lavorare meglio non soltanto quando si è da remoto ma anche in ufficio, è stata un po' l'idea che ha portato a dire ma forse vale la pena approfondire l'argomento. L'idea poi in realtà c'era anche già da prima dell'emergenza, è un insieme di una parte dove approfondiamo un po' quella che è l'evoluzione dell'ufficio dal punto di vista del layout e dal punto di vista di come l'organizzazione che cambia, la tecnologia che cambia, modificano anche gli spazi ufficio, e poi c'è una parte importante sulla metodologia di WorkItect, quindi diciamo può essere un buon manuale per un HR o un facility o un'azienda che sta pensando al tema di come rivedere i propri spazi di lavoro. Infatti, come ti immagini gli spazi di lavoro nei prossimi anni? E per spazi di lavoro intendo, come tu scrivi nel libro, sia quelli aziendali, ma soprattutto quelli delle nostre abitazioni. Ma allora, gli spazi di lavoro, appunto, cioè questa emergenza ha sdoganato, se vogliamo, il link diretto una volta per tutte tra la sede di lavoro, quindi l'ufficio, e il lavoro in sé. Partiamo prima da come cambiano e come sono cambiati e forse come cambieranno gli spazi ufficio. Allora, il trend, diciamo, che stiamo vedendo era un po' in linea con quello che avveniva già da prima, con un'accelerazione, nel senso che gli spazi ufficio, col fatto che le persone non vanno tutti i giorni, non si recano più tutti i giorni in ufficio, non servono più scrivanie assegnate o uffici chiusi per i manager, e quindi diciamo una divisione così gerarchica dell'ufficio, ma c'è un modello che nel libro spiego, che è quello dell'activity-based working, che fondamentalmente attribuisce a varietà di attività, varietà di spazi. Quindi se io mi devo concentrare, ho una zona tranquilla come una library; se io devo collaborare, ho una zona più dove appunto si stimola la collaborazione. E questo, diciamo, questo trend c'era già da prima del Covid. Ecco, il Covid ha accelerato questa cosa. Gli spazi di lavoro fondamentalmente in questo momento non tutti sono tornati a pieno regime in ufficio, o meglio, si stanno definendo tutte le aziende questo modello ibrido, e quindi ci aspettiamo e stiamo già progettando uffici dove fondamentalmente si deve stimolare l'incontro tra le persone che, non incontrandosi sempre, a maggior ragione vanno in ufficio
per collaborare, per incontrarsi, dall'altra parte però in questo momento dove il numero di video call è aumentato tantissimo, come dire, anche spazi dove poter fare una video call senza disturbare gli altri, piuttosto che spazi dove concentrarsi, sono sempre importanti. Per quanto riguarda la casa invece, come dire, c'è un tema che c'è uno studio che cito nel libro, che è di Lisman, dove praticamente hanno testato l'efficacia in termini di produttività percepita di vari lavoratori con tre diversi setting per la propria abitazione. Il primo è quello, diciamo, che le persone che non hanno una postazione dedicata al lavoro e quindi lavorano dal tavolo della cucina o lavorano, diciamo, ogni volta devono sistemarsi in una zona diversa, ok? Dopodiché hanno testato le persone che invece hanno non una stanza dedicata ma una zona dedicata, e invece poi hanno testato chi ha uno studio, quindi una stanza dedicata al lavoro, e la performance è crescente a diciamo in base a queste tre tipologie. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha la possibilità di avere una casa grande è più facilitato dal lavorare da casa, chi invece ha una casa più piccola o magari deve condividere con altri smart worker l'abitazione, diventa più difficile. Quindi insomma anche le case probabilmente tutti ci siamo un po' adeguati per lavorare anche da casa, ma fondamentalmente avere una postazione più adatta e più idonea o con una stanza chiusa se possibile, ci sono degli studi che appunto dimostrano che aumenta l'efficacia del lavoro. L'ultimo punto che vorrei affrontare su come cambiano gli spazi del lavoro, oltre alla dicotomia ufficio-casa, sicuramente verranno e aumenteranno gli spazi, se vogliamo, terzi, quindi si potrà lavorare, ma come già in parte si fa, da bar che diventano co-working piuttosto che librerie, piuttosto che nei veri e propri co-working. Infatti i co-working è un trend che va avanti anche questo da anni, stanno crescendo e molte aziende si affacciano ai co-working e addirittura creano dei co-working proprio all'interno dei propri spazi di lavoro. E sicuramente collegato a tutto questo ci sarà anche una rivisitazione dei servizi aziendali e non solo per chi lavora. Sì, questo diciamo è un punto, come dire, è ancora un po' un enigma, nel senso che da una parte le aziende devono capire come invogliare i propri dipendenti a vivere bene l'ufficio e venire volentieri in ufficio, quindi i servizi per migliorare la cosiddetta employee experience sono fondamentali. Dall'altra parte, come dire, ci sono alcuni servizi che hanno una sostenibilità su alcuni numeri, come ad esempio il ristorante aziendale o quant'altro. Se le aziende non hanno la piena occupazione degli spazi, diventa più difficile da gestire. Sicuramente i servizi che devono offrire le aziende sono quelli appunto di avere degli spazi anche che siano accessibili, che siano funzionali anche dal punto di vista tecnologico e che quindi insomma fondamentalmente siano efficaci per le attività che svolgono le persone. Sui servizi anche qui appunto c'è una differenza tra il modello campus, dove appunto io ho tutto interno, oppure il modello più legato, diciamo, a uffici più nel centro città, dove i servizi ce li ho intorno. In questo caso probabilmente avremo delle società dove avranno magari una sede più centrale, poi o tramite dei co-working o tramite uffici propri
una costellazione, se vogliamo, di spazi esterni, di spazi terzi dove poter permettere alle persone di non fare il tragitto casa-lavoro tutti i giorni, ma magari neanche di lavorare da casa e di incontrarsi con altri colleghi in sedi magari più periferiche. Puoi darci infine qualche consiglio pratico, che ovviamente scrivi anche nel libro, per avere un'ergonomia almeno buona, diciamo, per chi lavora da casa, ovviamente secondo le proprie possibilità, non so, dei consigli per esempio sulla luce, sulla seduta? Sì, allora, diciamo, sulla luce è sempre meglio avere accesso alla luce naturale. In casa in genere è più facile, piuttosto che avere una lampada, in modo che come dire, il piano di lavoro sia sempre illuminato bene. Da evitare magari piani di lavoro troppo riflettenti, come vetro o quant'altro. Sulla seduta è la cosa più importante, tante aziende hanno dotato i dipendenti di una seduta ergonomica, quindi insomma la seduta è la parte più importante, con i braccioli regolabili sarebbe l'ideale, il supporto lombare per la schiena, e poi il consiglio è quello, comunque sia, come quando si è in ufficio, di fare delle pause, di alzarsi, fondamentalmente di poter lavorare magari anche in piedi e di non stare seduti troppe ore. Ecco, sulla sedia da cucina insomma non è fatta per starci 5, 6, 7 ore, quindi certo. La seduta secondo me è la parte più importante. Ok, allora purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando, quindi io intanto ti ringrazio molto per aver partecipato al podcast e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tra le righe.